Recuperare i borghi significa creare una occasione di ricettività. Io il recupero del borgo lo vedo come un albergo diffuso, non come un museo da visitare. Che il museo da visitare lo verranno a visitare i visitatori. Poi qui dobbiamo portare la gente dalla Campania, dall'Italia, dal mondo. Un tentativo di mettere insieme molti comuni anche di collocazione territoriale diversa nel territorio Sannita, Irpino e qui nel Cilento è una bella iniziativa perché la motivazione è comune e gli obiettivi possono essere comuni. Un contrasto all'abbandono delle zone interne, valorizzare le nostre bellezze, i nostri prodotti enogastronomici, il nostro paesaggio, la nostra qualità del buon vivere. Questo può creare un'attrattività come sistema territoriale, naturalmente poi a questo bisogna aggiungere le infrastrutture, i collegamenti, la pubblicità, che purtroppo nel nostro mondo ogni cosa buona deve essere conosciuta, altrimenti lo sappiamo in pochi intimi, però c'è una filiera istituzionale assolutamente positiva, di grande collaborazione, io sono fiducioso. Ah, questo è un esempio di lavoro, di collaborazione, di cooperazione tra enti di diverso livello. In questo caso c'è questa propensione dei comuni finalmente a fare rete e questo consente di fare delle cose buone. C'è questa rete per i comuni abbandonati che consente di recuperare storie, radici, cultura e di fare un servizio alla conoscenza e al turismo e mi pare che lo si stia facendo nel migliore dei modi. La Regione Campania ha risposto finanziando il progetto e anche qualche opera materiale, però nello stesso tempo la Regione Campania guarda anche ai borghi abitati, tant'è che noi abbiamo con la 7.6.1 intenzione di coprire tutto il finanziamento, che significa posti di lavoro, recupero di centro storico, recupero di facciate, e mi pare che è una grande risposta a molti comuni del Cilento. Questo a noi fa particolarmente piacere perché dobbiamo combattere lo spopolamento. Abbiamo anche lavorato in questi anni che ci hanno visto al governo della regione sulle infrastrutture. Adesso finalmente decolla anche il progetto aeroporto di Salerno, ma non dimentichiamo le vie del mare, non dimentichiamo l'alta velocità che si amplia quest'anno, non dimentichiamo il grande piano per la viabilità provinciale. Abbiamo da lavorare tanto su questo terreno. Però mi pare che il segno sia di una regione considerata non solo nelle grandi città ma pure nelle periferie e pure nelle aree interne. Quindi il nostro concetto è un concetto globale, crediamo che lo sviluppo non parta soltanto da Napoli, Salerno e dai capiluogo, lo sviluppo non può esservi in Campania senza valorizzare questi bellissimi luoghi.